ci troviamo con Silvio Orlando, che prossimamente porterà in scena un nuovo spettacolo di Domenico Starnone che si chiama Lacci. Ecco, intanto perché questo titolo? Cosa vuol significare Lacci? Unioni, legami, qualcosa? È un uomo che attraverso le temperie della vita cerca di crearsi una vita anche indipendente dal solito tram familiare, però poi alla fine viene risucchiato da questi lacci che sono nel romanzo e nello spettacolo i lacci concreti, i lacci delle scarpe, ma sono anche lacci invisibili che sono i rapporti di sangue, il senso della paternità, che lui scopre tardi ma in maniera molto violenta, e quindi viene risucchiato da questo suo buco nero che spesso diventa la famiglia. Ecco, e lei che personaggio interpreta? Interpreta un padre di famiglia, questa commedia. Sì. È in crisi con la moglie. Sì, no, una crisi che è già passata, già fatta e passata, la vediamo, è un racconto che faccio all'interno di questa crisi. Poi in realtà la sua realtà attuale è quella di una specie di convivenza armata con quei componenti della famiglia, e quindi poi anche, come spesso accade in teatro, una resa dei conti, un bilancio di quello che è stata la sua vita, delle occasioni perse, del rammarico di aver rinunciato a qualcosa di sé. Oh, giustamente qui nella commedia si parla di famiglia, e però la famiglia prima forse era qualcosa di importante, un punto di riferimento, invece adesso si parla sempre di famiglia, di crisi. Come mai questa famiglia ormai è disgregata? Da cosa ti può dipendere? Ma dal fatto che non si può fare almeno della famiglia, ma che è molto complicato e molto difficile, forse oggi sembra impossibile vivere all'interno della famiglia, da questa contraddizione che nasce tutto le problematiche di oggi. Prima le famiglie si tenevano assieme perché le mogli, le donne facevano uno o più passi indietro e si dedicavano e si annullavano all'interno di quella cosa là in nome dei figli. Adesso questo non succede più, e quindi le cose diventano ancora più difficili. I figli seguono altre sirene, sono elettroniche, che sono risucchiati da suggestioni. Tutto quello che gli piace, tutto quello che gli sembra sfavillante, bello, luccicante, è all'interno, è all'esterno della loro convivenza familiare. Diciamo che questo, parlando adesso fuori di questo spettacolo, è un periodo abbastanza fortunato per lei, perché adesso ha questo debutto teatrale, sta cominciando a fare le prove, però c'è anche una serie che inizia su Sky, certo. Ecco, dove lei fa la parte di un cardinale, però questa volta è un ruolo un po' da cattivo, lei invece ha fatto sempre dei ruoli da buono. Intanto diciamo, come si chiama questa serie? The Young Pope su Sky, sì, interpreto il ruolo del Cardinal Boiello, che è un segretario di Stato, insomma, un po' discutibile, diciamo, con i metodi tipici dell'uomo di potere, in questo senso forse è un uomo... Un Richelieu, diciamo, che trama dietro al Papa. Sì, insomma, lui, come tutti gli stati, anche il Vaticano ha la sua ragion di Stato, ci sono le cose che si possono confessare, possono dire, le cose che non si possono dire, e lui è detentore di tutti questi segreti e li gestisce alla sua maniera, cioè in maniera molto spregiudicata, però un personaggio anche che poi ci sorprende nel corso delle puntate, perché è capace di enormi atti di generosità e di vera carità cristiana. Insomma, in una parola, lui rappresenta tutte le contraddizioni che all'interno della Chiesa possiamo trovare. Queste saranno 8 puntate previste. 10. Oh, invece adesso, tornando invece a Lacci, il protagonista, abbiamo capito che è un tipo un po' in crisi, dei problemi, cosa invece che non è lei, come diceva appunto in conferenza, che è un momento invece felice anche sentimentalmente e professionalmente, giusto? Ma sì, infatti a quest'ora, che io sono l'una e mezza del 19 di ottobre, lo stato d'animo è quello, poi magari il pomeriggio sarà diverso, però insomma sì, è un bel momento, sto vivendo un periodo molto felice e mi piacerebbe comunicarlo anche attraverso il teatro, invece poi mi ritrovo imbottigliato, che insomma che era contro, però spesso le cose belle al teatro nascono anche da contrasti.
Allora, ricordiamo ai telespettatori di Spettacolando TV il debutto di questo spettacolo e il regista e gli altri attori che mi affiancheranno. Sì, Armando Pugliese alla regia, il testo di Domenico Starnone, abbiamo Maria Laura Rondanini, Vanessa Scalera, Roberto Nobile e Sergio Romano. Ringraziamo allora Silvio Orlando, Giancarlo Leone, Spettacolando TV.